Buongiorno a tutti, oggi ho il piacere di intervistare una collega, Simonetta Cipriani. Buongiorno Simonetta. Buongiorno Nadia. Ho anche il piacere di presentarvelo un attimo e raccontarvi. Simonetta è un'esperta anche di erboristeria, che in qualche modo aveva di sicuro approfondito molto di più quando poi ha conosciuto lo shiatsu. A questo punto è diventata un'operatrice shiatsu, un'insegnante di shiatsu. Collabora a Roma per quel che riguarda la parte insegnamento, e invece come operatrice shiatsu la potete trovare in provincia di Pisa, a Pontedera. A questo punto, Simonetta, ti ringrazio per aver accettato di intervenire con queste nostre interviste e ti pongo la domanda. La domanda riguarda la tua professione. Secondo la tua esperienza diretta, un nuovo cliente che ti richiede dello shiatsu, che si avvicina a te e al tuo studio, c'è una motivazione comune di fondo che presenta? Cosa ci racconti rispetto a questo? Allora, diciamo che una motivazione comune, no, ci sono stati tanti casi di vario genere. Più che altro all'inizio, soprattutto quando ancora non conoscono lo shiatsu, non hanno potuto ascoltare, sentire l'effetto, il beneficio e a che livelli può arrivare lo shiatsu, no? Perché è un livello molto profondo. E allora diciamo che le motivazioni spesso all'inizio sono di ordine fisico. C'ho il dolore alla schiena, soffro di questo, soffro di quello. Poi piano piano, rendendosi conto di quanto può essere potente, efficace, e arrivano, continuano a riceverlo anche per un discorso preventivo. Quindi mi è capitato in tanti anni di lavoro di avere persone proprio fisse tutto l'anno perché sentivano che non so, non solo si ammalavano di meno, il sistema immunitario funzionava meglio, eccetera, ma anche un equilibrio, un benessere psicofisico, un benessere generale, per cui molti hanno cercato di proseguire per quanto possibile compatibilmente la loro vita e le loro disponibilità. Però ecco, diciamo che per lo più aspetti fisici sono la motivazione principale, quasi sempre, insomma, non è detto, ma insomma. Per cui partono dal fisico, secondo la tua Sì. esperienza, e però poi cambiano, si amplia la direzione. Cosa ci puoi dire rispetto allora a questo cambiamento di richiesta? Cosa succede? Cosa vedi che succede? Succede che prendono anche consapevolezza di che cosa è veramente il benessere, la salute, che non è soltanto l'assenza di dolore, no? Quindi sì, possono non avere dolore, ma avere voglia di stare ancora meglio, più in armonia, la mia energia fluisca meglio, stancarmi meno. Quindi, diciamo, forse il motore e il dolore è il motore che spinge a occuparsi di sé. A volte hanno anche provato tante tecniche, tanti tipi di medicina anche allopatica o di, non so, fisioterapia, osteopati, se è un discorso appunto osteomuscolare. Ma e poi sentono proprio sul loro corpo e nella loro energia, quindi per energia ovviamente intendiamo tutti i vari aspetti, che acquisiscono un benessere, una resistenza, un piacere proprio di anche stare nel loro corpo. A volte magari il dolore non cessa completamente, però anche una gestione diversa degli aspetti fisici del dolore o della malattia. A volte vengono persone molto molto gravi, qualcuno anche è andato via, tumori o operazioni molto importanti, oppure una complessità, una somma di patologie, per cui insomma una vita non facile, però la gestiscono meglio, la gestiscono meglio. Quindi secondo me anche una visione più serena, acquisiscono questa energia che si riarmonizza, gli dà proprio anche la forza di affrontare momenti difficili o una salute un po' instabile. Ho avuto tanti casi in questo senso, per cui ecco, sono le persone che poi non riescono tanto facilmente di farne a meno, perché è un bello sprone, una bella carica energetica, insomma. Diciamo che anche tu, Simonetta, ci confermi quello che è una visione salutogenetica dello shiatsu, no? Da quello che ci stai raccontando. Ma se andiamo un po' curiosando nel tuo studio, no? Immaginiamo di entrarci fisicamente. Sì. Il tuo cliente tipo, ce n'è un cliente che è più frequente nel tuo studio, che so, la donna, l'uomo, qualche fascia di età, qualche
acciacco che più facilmente si infila nel tuo studio? Guarda, sicuramente più donne, un po' come nei centri di yoga, no? Entri in una classe di yoga e vedi 11 donne e un maschio, un uomo. E, sì, sicuramente più donne. E... guarda, a volte capita anche di andare un po' a periodi, no? C'è il periodo che arrivano tutti col mal di schiena, il periodo che hanno tutti il mal di testa, poi c'è chi si fa male e allora viene perché, mi è capitato ultimamente anche una persona che è caduta e dolore alla spalla, ingessata, e poi è venuta a fare shiatsu con me, tra virgolette, riabilitazione per recuperare la funzionalità della spalla. E, ah, poi c'è il periodo delle depressioni, ci ho avuto anche tanti casi di depressione di persone proprio un po' giù, e ansia, però ecco, è un po' un alternarsi, no? Devo dire che un po' di tutto, c'è un po' di tutto, veramente molto variato, molto, sì, vari casi. Ti ringrazio di questa risposta perché mi fai anche molto da specchio. Io spesso ho cercato di specializzarmi in quello che era il mio approccio di attenzione con lo shiatsu, ma spesso mi è successo quello che tu hai descritto adesso, ma un po' a filoni, nel momento che magari decido di bellissimo, e poi il filone cambia, si muove, dico, forse è la mia necessità di curiosità, di cambiamento che mi impedisce di restare fisse, non lo so, comunque forse è anche una caratteristica stessa dello shiatsu che, comprendendo la cura della persona nel suo insieme, non si limita semplicemente a qualcosa e basta. Certo. Senti, a questo punto, Simonetta, io direi che se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazierei vivamente per aver deciso di partecipare e un grande saluto a tutti. A presto. Grazie, no, una cosina la posso aggiungere? Certo, assolutamente. Mi sono capitate molte donne in gravidanza. Quanto ci vuoi raccontare come ci lavori con la donna in gravidanza? Ma con mille attenzioni perché spesso purtroppo soffrono di mal di schiena, di sciatica, quindi con molta molta attenzione, a volte non riescono a prendere nessuna posizione, poi quando si ritirano su dopo sono sollevate, a volte devono stare sul lettino, insomma con molta molta attenzione, ma è un'energia incredibile di questi bimbi, ma fin dai primi momenti proprio, quindi diciamo tendenzialmente mi sembra che affrontino molto meglio la gravidanza, che è un grande cambiamento di vita, soprattutto per il primo figlio, e anche il parto e l'allattamento, e poi vengono anche col piccino, quando dopo che nasce lo mettiamo sul futon vicino, perché insomma chiaramente i primissimi tempi non si possono staccare mamma e figlio. Certo. Quindi ecco, questa anche è un'esperienza molto interessante, molto bella. Accorgimenti, a parte ovviamente non andare a stimolare i soliti punti che sappiamo, però anche bimbi che si sono girati che non erano in posizione giusta per il parto, no? Quindi insomma bellissime esperienze. Veramente belle, scusa, mi è venuto in mente dopo, ma guarda, okay. va benissimo, anzi grazie di questa interazione, ti mando un gran abbraccio e a presto. Grazie, ciao, un abbraccio anche a te, è stato molto interessante, ciao.